Stimolare l'autoimprenditorialità come opportunità di lavoro, rafforzando la sinergia tra due enti che già da tempo collaborano per sostenere nuove idee di impresa e per attuare politiche per l'occupazione. È questo l'obiettivo del protocollo di collaborazione tra il Centro Lavoro della città di Torino e il MIP Mettersi in Proprio della città metropolitana, firmato dall'assessore al lavoro del Comune di Torino, Alberto Sacco, e dal consigliere metropolitano Dimitri De Vita. La firma è stata preceduta da un seminario nel quale sono stati presentati l'attività del Centro Lavoro e il programma MIP. La Regione Piemonte, ente finanziatore del MIP, ha illustrato gli strumenti a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo. Le conclusioni che hanno preceduto la sottoscrizione del protocollo sono state tracciate dall'assessore Alberto Sacco, dal consigliere De Vita e dall'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero. Di oggi si firma questo protocollo d'intesa, che cosa produrrà a livello concreto? Consentirà di accentrare in un'unica sede, questa del centro lavoro di via Carlo del Prete, di servizi di politica attiva per l'occupazione, non solo in ottica di lavoro dipendente, ma anche di fare informazione, supporto e consulenza per coloro i quali intendono approcciarsi a un'attività imprenditoriale propria. Il nostro interesse fondamentale è che il giovane imprenditore, o anziano che sia, ma comunque sia colui che si affaccia al mondo imprenditoriale, sia in grado di stare sul mercato. L'errore che molti commettono è quello di pensare di modificare il mercato. No, bisogna conoscere il mercato, entrarci con umiltà e soprattutto con delle forti basi. Per questo noi miriamo sempre a validare i business plan dei nostri partecipanti ed accompagnarli nella loro attività imprenditoriale.